Oggi prepariamo la gomma lacca decerata. Ma che grigia sta giornata che non vuol finire mai. Carta, forbice e matita, coloriamola un po' noi. Corri, porta i tuoi colori, c'è già ombretta sul canale. Guarda quanti sono gli amici che si incontrano su Arte per te. Questa è Arte per te. Arte per te. E benvenuti da Ombretta su Arte per te. Oggi siamo qui per preparare insieme la gomma lacca decerata. Vi ho chiesto su Facebook se vi interessava vedere il procedimento, mi avete detto di sì e quindi eccoci pronti per la preparazione. Intanto andiamo a prepararla e poi vi dico a cosa serve la gomma lacca decerata, che si differenzia dalla gomma lacca naturale che potete invece trovare in questo video, per l'applicazione, ma non tanto nella preparazione, come vedrete. Comunque basta, spostiamoci sul piano da lavoro e andiamo a preparare la nostra gomma lacca decerata. Quello che ci occorre per la preparazione della gomma lacca decerata è un barattolo della scusate se tremo, ma ho la fotocamera in mano, della gomma lacca decerata e un solvente apposito per gomma lacca. Questo solvente lo uso perché è totalmente incolore e non parteciperà in alcun modo quindi alla colorazione della gomma lacca. In alternativa si può anche usare dell'alcol al 99 gradi, quindi quasi a 100 gradi, un alcol purissimo. Procediamo, verso la gomma lacca nel barattolo. Come vedete la gomma lacca si presenta di un biondo chiarissimo, questa è la differenza che la contraddistingue dalla gomma lacca naturale, è impoverita un pochettino, è ripulita diciamo così e di conseguenza, proprio in soldoni, depurata, ecco il termine esatto, e di conseguenza risulta più chiara e quindi non parteciperà anche della colorazione dell'oro. Prendiamo il nostro solvente, io sto usando l'Etipa, o Etipa, che è un solvente appunto per gomma lacca, e vado a versare all'interno del barattolo. Mi fermerò quando arriverò al livello della gomma lacca. La preparazione è proprio uguale alla gomma lacca normale. Ok, arrivata al livello la faccio decantare e faccio stare così per una notte. L'indomani mattina troverò la mia gomma lacca totalmente sciolta, basterà agitare leggermente il barattolo e sarà pronta per l'utilizzo. Questa gomma lacca si utilizza sull'oro, specialmente quello zecchino, quando non vogliamo caricarlo maggiormente di colore. L'indomani mattina la vostra gomma lacca sarà così, quindi avrà questo colore appena accennato, come fosse un tè, diciamo così, e sarà quindi perfettamente liquida e pronta per l'utilizzo a pennello. Come avete visto, la preparazione della gomma lacca decerata è molto simile alla preparazione della gomma, anzi del tutto uguale alla preparazione della gomma lacca naturale. Si differenziano i materiali, la gomma lacca, che in questo caso ha un colorito più biondo, e il mezzo solubilizzante, che nella gomma lacca naturale è un alcol comune a 90 gradi, mentre qui è o un alcol a 99 gradi, oppure, come avete visto in questo caso, questo tipo di alcol preparato appositamente per la gomma lacca. Perché ho usato questo? Perché dovendo fare un qualcosa di pregiato, devo avere un liquido solubilizzante che sia ad alte prestazioni, e questo è un liquido ad alte prestazioni. Cosa significa? Che non mi fa grumi, che rimane liquido per molto tempo, che non si addensa troppo velocemente come può succedere con l'alcol, che ha un'evaporazione leggermente, un punto di evaporazione leggermente superiore. In più è del tutto incolore e a me serve una coprenza del tutto incolore, e adesso vi spiego per cosa. Io con questo alcol ci andrò a proteggere una doratura ad oro zecchino, dove non voglio che si aggiunga nessuna nota di colore all'oro originale. Quindi se volete mantenere invariato l'oggetto da proteggere nella sua colorazione, quindi un'essenza lignea molto bella, molto pregiata, su cui non volete aggiungere quel tono ambrato tipico della gomma lacca naturale, che in altri casi invece è proprio la manna dal cielo, è proprio quel caldo che serve per rendere bello un legno o una doratura, per renderla un pochettino più ricca. Ma se volete mantenere i colori così come sono, usate la gomma lacca decerata. Su cosa?
a protezione di dorature e sui legni e su qualche laccatura, non tutte, ma di questo casomai ne parleremo più specificatamente nel corso di restauro. A me oggi premeva soltanto farvi vedere come funziona la cosa. Sul mio blog troverete come al solito gli appunti scritti di tutto questo che vi ho fatto vedere e una scheda tecnica più precisa sul solvente che ho usato per diluire la gomma lacca. Bene, spero che questo video vi sia utile e ci rivediamo al prossimo. A presto, da Ombretta e d'Arte per te è tutto. Arrivederci!